Siamo con Riccardo Costantini di Cinema Zero, che ha curato questa mostra che si chiama Grande Cinema Italia. Adesso Riccardo ci spiega di cosa si tratta. Fellini, Pasolini e gli altri, grandi del cinema italiano fra gli anni 60 e metà degli anni 70. Il periodo d'oro del nostro cinema, raccontato tramite una serie di scatti rarissimi e quasi invisibili, che ci mostrano come era davvero i set dei film più famosi, Otto e mezzo, La Dolce Vita, Accattone, Salò, Io e gli altri, insomma i grandissimi, con dentro Mastroianni, Loren, Sordi, Gassman, chi più ne ha più ne metta, in una sorta di viaggio proprio per vedere da dove siamo partiti e che cosa effettivamente ci ricordiamo di questi mitici anni 60 cinematografici. E la mostra è organizzata all'interno delle giornate del cinema muto da Cinema Zero per celebrare il trentennale con il comune di Pordenone e ospitata all'interno dei locali di Parco 2 in via Bertossi, dove è aperta ogni pomeriggio fino alla fine del mese, fino al 30 ottobre, chiaramente sfruttando in questi primi giorni l'occasione delle giornate, quindi speriamo venga visitata da molti degli ospiti internazionali che sono qua a Pordenone in questi giorni. Buonasera, siamo col sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti, e il comune di Pordenone ha appoggiato questa mostra. Signor sindaco, ci vuole dire qualcosa in proposito? Questo fa parte delle politiche dell'amministrazione di almeno gli ultimi 10 anni adesso. No? Io non posso vantare meriti di chi mi ha preceduto, anche se di fatto c'è stato proprio il passaggio del testimone in questo senso. Noi a queste cose ci teniamo particolarmente. Come ho detto prima, questi spazi espositivi del cosiddetto Parco 2 sembrano proprio quelli adatti a fare mostre fotografiche di alto livello. L'appoggio a manifestazioni di questo tipo, lavorare insieme con Cinema Zero, vedere le giornate del cinema muto come iconiche per la città, fa parte del nostro DNA e noi continueremo in questa direzione. Buonasera, siamo qui col presidente Renzo Tondo, presidente della regione Friuli Venezia Giulia. Presidente, diciamo, è una prima volta qui alle giornate del muto, alla serata di inaugurazione. Ma per me è la prima volta, ma l'amico Colussi mi dice che è anche la prima volta che un presidente di regione viene all'inaugurazione, quindi provo a recuperare questo gap di cui un po' ci bisognerebbe vergognarsi, insomma, perché io è la prima volta che vengo, ma vedo che c'è veramente tanta animazione, tanta gente e quindi al di là della battuta, mi pare che bene faccia la Regione a finanziare e sostenere un'attività come questa che mi pare sia di eccellenza non solo in Regione, non solo in Italia ma anche fuori dai confini del nostro Paese. Ha qualche aspettativa per stasera? Ma innanzitutto la curiosità di conoscere un mondo che non è mio. Dopodiché quando ricordo i primi film di Chaplin, cinema muto eccetera, ecco, riemergersi in un mondo che ormai la televisione e il cinema non ti propongono più, quello appunto del cinema muto, e quindi stabilire, credo, con la proiezione un rapporto che non credo sia assolutamente diverso da quello del film parlato.